Svegliarsi presto o dormire tardi? Qual è la scelta giusta? Benvenuti su Ricarica Mentale, cari amici ed esploratori dei segreti della mente. Oggi, ci addentriamo in un viaggio profondo all'interno della psicologia e della spiritualità, esplorando come un semplice gesto potrebbe trasformare radicalmente la vostra vita. Si tratta di una scelta quotidiana che spesso sottovalutiamo. Svegliarsi presto o dormire tardi. Sì, avete sentito bene. Questo è il momento di affrontare il dilemma che cambierà tutto. Prima di iniziare iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Assicuratevi di guardare fino alla fine perché sarà davvero importante conoscere queste informazioni. Molti grandi leader, filosofi e maestri spirituali hanno sempre abbracciato l'alba come un momento magico. È il momento in cui il mondo si sveglia lentamente, la natura si risveglia e la tua mente è ancora libera da tutte le influenze della giornata. Svegliarsi presto ti permette di entrare in sintonia con questo ritmo universale, ti connette con la tranquillità interiore e ti offre il tempo prezioso per la riflessione e la meditazione. Ogni mattina è un nuovo inizio, un nuovo giorno per lasciare andare il passato e abbracciare il futuro, diceva il Buddha. Dormire in tarda notte invece offre una prospettiva completamente diversa. È il momento in cui il mondo si calma, e la tua mente può vagare libera nella tranquillità del silenzio notturno. Può consentirti di esplorare il mondo interiore in modi che mai avresti immaginato. La notte è spesso il momento in cui l'ispirazione si fa strada, i sogni si manifestano e il subconscio si libera. Nella quiete della notte, la mente si libera dalle distrazioni, e il subconscio può parlare. Diceva Aristotele. La vera saggezza sta nel trovare l'equilibrio tra queste due forze. Non si tratta di scegliere uno dei due estremi, ma di abbracciare entrambi i momenti della giornata come occasioni uniche per il tuo sviluppo personale e spirituale. Il segreto sta nell'ascoltare il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito, e adattare la tua routine in base alle tue esigenze. La saggezza sta nel trovare l'armonia tra le forze opposte della vita, diceva Confucio. Ora che abbiamo esplorato il potere di svegliarsi presto e di dormire tardi, ci troviamo di fronte a una domanda cruciale: quale di queste scelte è migliore per la nostra salute? La risposta non è semplice, poiché dipende da molti fattori individuali. Molti esperti, tra cui medici, nutrizionisti e psicologi, concordano sull'importanza di una routine equilibrata per la salute fisica e mentale. Ad esempio, il dottor Carlo Rossi, esperto in medicina del sonno, sottolinea l'importanza di una buona qualità del sonno e del riposo nella promozione della salute generale. Allo stesso modo, la dottoressa Anna Bianchi, nutrizionista, enfatizza l'importanza di una colazione nutriente al mattino. La salute è un tesoro prezioso, e la scelta tra svegliarsi presto e dormire tardi dovrebbe essere guidata dalla consapevolezza dei tuoi bisogni fisici e mentali, come suggerito anche dal professor Marco Verde, psicologo esperto in benessere psicofisico. Ricordate, cari amici, che non esiste una risposta universale a questa domanda. Ciò che conta è trovare la scelta che funziona meglio per te e ti aiuta a mantenere un corpo e una mente in salute come riflesso delle tue priorità e dei tuoi obiettivi. È un atto di autoamore e autoscoperta che può cambiare profondamente la tua vita. Non importa quale sia la tua scelta, ciò che conta è l'intenzione di farlo con consapevolezza e con l'obiettivo di crescere come individuo. Allora, qual è la tua scelta? Qual è il tuo rituale per la crescita personale e spirituale? Ricordate, la vita è fatta di scelte, e ogni scelta è una possibilità per trasformare la vostra realtà. Continuate a esplorare e a sperimentare fino a trovare il vostro equilibrio personale. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione sulla scelta tra svegliarsi presto o dormire tardi e il suo impatto sulla salute.
Vi invitiamo a condividere le vostre esperienze e le vostre riflessioni nei commenti e ad iscrivervi al nostro canale per ulteriori approfondimenti sulla psicologia, la spiritualità e il benessere. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio sul svegliarsi presto o dormire tardi. Vi aspettiamo al prossimo video. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.